23. Solitudine dell'anima. A South Armagh, al confine orientale della Repubblica dell'Eyre, c'era il regno incontrastato dei Provisional dell'Ira, una non-go area per le truppe della corona. Se un soldato del British Army vi si avventurava solitario, subito 10 provost si degnavano di fargli la testa come una bara. Era uno dei luoghi eterni dell'odio, una solitudine dell'anima, che si torceva lungo la linea di confine con il nord-est dell'Eyre. Gli abitanti della non-go area parlavano poco, perché i colpi di tosse dei mitra punteggiavano i loro discorsi, e l'odio usciva a fiotti dai letti degli ospedali, dai crateri nelle strade, dagli orologi dei morti. Commento. Le guide spiegano che la guerra in se stessa comincerà a scomparire tra qualche centinaio di anni, ma già adesso la guerra di religione è la più inevoluta in un mondo che si appressa ad abbandonare qualsiasi religione per l'unica futura, la religione della coscienza.